Salve a tutti, io sono Alfa e questa è una piccola prova. Quindi tranquilli, il vostro telefono non è rotto e funziona tutto alla perfezione. Se avete uno schermo bianco o comunque un'immagine fissa, non preoccupatevi, è intenzionale. La mia idea infatti è quella di fare una piccola prova. Se vi ricordate, infatti, ho caricato qualche tempo fa una storia in cui vi chiedevo se conosceste il format dei podcast, se li ascoltaste, eccetera. E è uscita fuori un po' di disparità. Perché c'è chi li conosce e li ascolta, addirittura alcuni li fanno, e poi ci sono altre persone che non ne hanno mai sentito nominare, oppure addirittura chi ha provato ad ascoltarli e trovandoli noiosi li ha abbandonati. Quindi l'idea sarebbe quella di farvi conoscere questo format, se lo conoscete già di proporvelo, però in una veste un po' diversa. Infatti l'emendazione sarebbe quella di caricare gli episodi su IGTV, che come vedete sto cercando di iniziare a usare, e di parlarvi sempre di cose inerenti all'ambito magico. Infatti pensavo di fare un po' di puntate, le sto già scrivendo e devo girarle, montarle e vorrei proporvele appunto da settembre in poi, quindi metterò qualche puntata e vedremo come saranno, ma parlando appunto di cose sempre inerenti alla magia, tipo un po' di news, quindi uscite di carte, anche se ne abbiamo fin sopra i capelli, ma oltre a questo anche di libri e soprattutto, cosa più importante, di eventi. Infatti mi accorgo molto spesso che le persone non conoscono gli eventi che magari si tengono tutti gli anni. Ci sono persone che dopo 2 settimane arrivano e dicono: "Cavolo, non sapevo ci fosse l'Expo a Torino", e se lo sono persi in una maniera molto sciocca. Quindi vorrei fare una sorta di calendario magico, ovviamente anche aggiornato, di tutti quegli eventi che ci sono tutti gli anni, più o meno nello stesso periodo e negli stessi posti. Ovviamente anche aggiungendo magari quelli più sporadici, quindi organizzati da Socappa o Tutto Magia. Questo è uno degli argomenti. Oltre a questo vorrei parlarvi anche di un po' di storia. Non allarmatevi, non voglio essere troppo pesante. La mia idea infatti è quella di fare episodi di 5 o 10 minuti, non di più, anche perché l'attenzione cala, una cosa può diventare noiosa e soprattutto, come vi ho detto, voglio mettere su IGTV, quindi sarà una sorta di video. E fare di più lunghi vorrebbe dire tenere il telefono acceso e avere una mattonella incandescente in mano, quindi meglio evitare. Però di storia intendo proprio storia magica, quindi le personalità più importanti come Earnest, The Ascanio e molti altri. E magari trattare anche, non so, l'origine del Cardistry, che è una delle puntate che ho già scritto. Queste sono alcune idee che vorrei proporvi. Se avete altre idee o richieste specifiche, magari vorreste sapere la storia di un personaggio in particolare o che io parli di qualche evento e volete aggiornarmi o segnalarmelo, sono ovviamente ben accetti. Scrivetemi un po' di commenti o anche in privato perché sto formando questa idea, sto cercando di lavorarci su, ma non so bene se sia adatta e se possa piacervi. Io farò comunque delle prove, ma un feedback sarebbe sicuramente utile. Ultima cosa, poi vi lascio andare ovviamente. Volevo dirvi appunto che l'idea sarebbe quella di caricarli su IGTV, proprio perché, non essendo molto conosciuto questo format, vorrei lanciarlo qui. Anche se è effettivamente una piattaforma impropria, perché i podcast dovrebbero essere solo audio. Qui invece, come vedete, c'è un'immagine fissa, almeno spero, e la mia voce è montata sotto. Quindi vi chiedo anche, secondo voi sarebbe utile pubblicare almeno alcuni episodi sulle piattaforme ufficiali di podcast? Le ascoltereste o sareste più comodi comunque ad averle qui davanti su Instagram e basta? Con questa domanda e questo quesito esistenziale vi lascio, grazie per aver ascoltato e alla prossima!